Davide ha appena 175. Saltato 175. Ok, ma regalo, okay, occhio, no, ma io ho sempre avuto i battiti alti, ragazzi, tutto normale, tranquillo. Ma come 175 di battito 175 di battito cardiaco in 3 minuti. Ma Davide deve controllare, Davide. 118. Ragazzi, ho un buon problema. No, almeno mi fa facile. Vabbè, se Davide ha vinto, io non partecipo neanche. Allora, no, no, no. Allora, lo ci dirà il pubblico. Volete vedere Alessia Lanza che salta la corda? Sì! 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 Ti chiamo Alessia? Sì, ok, ok. Però ti amo, ti amo. Qual è la gara? Che è il battito cardiaco più alto. Oh, okay. Davide ce l'ha sovraumano, quindi ha un problema. Però va bene così. Va bene così. Ma il sovraumano direi sottumano, perché sono passo dalla tomba. Se sono questi i miei battiti. Ok, bene, signori e signori, abbiamo avuto Davide che ha saltato la corda per 3 minuti con un battito di, quindi, 175. Mentre Alessia vedremo se riuscirà a fare di meglio. Metti il timer, Alessia. C'ha il nostro tecnico fitness che la sta aiutando col suo Oppo Watch Free. Ok, fai fare un po' di stretching nel frattempo. Ok, allungati, vai. Vai. Bravo, resisti, eh. Resisti. Ah! La sfida qual è? Battito cardiaco o più alto? Oppure calorie? Mi sono struppiato, mannaggia. Riempiamo la live di Sim. Ma Marco? Infatti, ma Marco. No, Marco sta tornando dalla sua spedizione, è andato a coltivare le carote. E tutto coltiva, Marco. Carote, pomodori, bottiglie. Ok, ci siamo. Tu sei carico, dopo tocca a te. Ci siamo, ragazzi. Sai, ci siamo. Un secondo. Lo sai, vero? Dopo tocca a te. Non lo voglio fare. Voglio sposare Simone. Ciao, ragazzi. Ho una sorpresa per Sivo. Dopo una sorpresa per Sivo. Vai. Ok. Alessia Lanza è pronta, ragazzi, rimanete tutti attivi perché vedrete Alessia che saltellerà per 3 minuti. Grande, ragazzi, uno spettacolo tutti insieme. Prendete i popcorn. Ecco, è partita. Allora, per favore, vorrei un attimo di silenzio da parte di tutti per metterla in soggezione. Guardiamola. Silenzio, silenzio, per favore. Guardiamo tutti Alessia. Cioè, per favore, fate una registrazione schermo di questa cosa, per favore. La voglio nelle storie e taggateci. Sì. Aiuto, vomito. Vi prego, taggate Oppo e Alessia Lanza, vi prego, questa roba. Cioè, anzi, voglio una gif, voglio una gif. Una gif. Oh, sono tutto l'NFT, Frank. Questo poco ormai. Fate delle domande. Allora, per le persone che stanno entrando in questo momento, vi sto spiegando che si sta svolgendo una sfida tra un team rosso e un team blu. Alessia sta saltellando per 3 minuti questa cordicella con... No, devi avere il battito cardiaco più alto possibile, dopo 3 minuti. Più veloce. Ma se ci siamo in 3 minuti. Stai zitto! Più veloce. Vai Alessia. Salta di meno. Vai Alessia. Salta di meno alto, salta di meno. Mi potresti dire, Alessia, perché hai deciso di tagliarti i capelli? Per essere più leggera anche il salto. Perché è più cool. Più leggera anche il salto. Le difficoltà in questo momento. Ma sei andata naturale? Io vorrei fare un video. No, di che colore hai gli occhi? Verdi. Ok, cosa c'è scritto sulla tua maglietta? Non me lo ricordo. No, ok. Lo guardo, fammi vedere la produzione. No, devi continuare. Un minuto. Vai Alessia. Vai. Sì, che cos'è? Senti, ma lo fate voi una adesso? Da dire questo, non ho fatto pausa. È vero, vai, ci sei. Poi... No, ma sono stanca. Adesso vi rubo un attimo. Signori, Alessia sta saltellando la corda. Oh, okay. Abbiamo un aiuto da parte di Yusuf e Tommaso. Forza Alessia! Deve andare fast. Forza Alessia! Piano! Più veloce! Ma le gambe un po'... La stanno mettendo solo in difficoltà. Ehi! Vai Alessia, voglio tutti gli screen con i capelli all'aria dell'Alessia. Ok? Voglio gli screen, signori. Vai Ale! Ok, quanti secondi? 10 secondi! Ci sono
problemi tecnici qua. Vabbè, finito il tempo. Perfetto, subito. Aiutiamo. Allora, vediamo qui il battito cardiaco. Teniamo fermo il polso, mi raccomando. Fermo il polso. Respira, per una misurazione. Per favore, silenzio per sentire il respiro dell'Alessia. Scrivi. A quanto sta? Quanto sta? Vediamo 89 97 ah, no 97. 97 c'è un problema. Allora allora devo dire che la sfida appunto la sfida l'ha vinta Davide, però ragazzi del doppio, quindi mi sto leggermente spaventando. Povero Gabbiano. Grazie a dopo. Grazie a dopo abbiamo capito che mi devo fare qualche visita perché adesso Davide bene. Mentre Alessia si riposa per 5 ore qui e Davide è in ospedale, direi di passare subito alla prossima sfida. E chi abbiamo? Signori, chi abbiamo se non... Yusuf Pazzelli! Contro un avversario molto terribile. Signori e signori, che vi do il benvenuto alla persona più fitness del mondo, che è stata in grado non solo io di scavalcare l'Everest per 8 volte di fila senza mangiare e senza bere. Signore e signori, vi do il benvenuto a Emily Pallini. Yeah! Bene, la nostra sfida. Lei ha scalato l'Everest? Sì, 8 volte. Bene, 8 9. Qual è questo? Dai Yusuf, stupiscimi. A me fa male il mignolo, non riesco ora. Vabbè, però... Il mignolo. Anche a me fa male il mignolo. No, il suo è gonfio, diverso. Allora, in cosa vi dovrete sfidare voi? Leggi bene Yusuf. In una? Corsa. Ok, infatti voi, visto la nostra casa è bella grande, ok? Quindi voi la dovete percorrere tutta correndo. E con il vostro Oppo Watch Free, mi raccomando, dovete percorrere la distanza più lunga possibile. Perché chi percorre più distanza possibile in 5 minuti, signori, vincerà questa sfida. In 5 minuti. Devi correre per 5 minuti di corsa. Ha corso tutta le fasi, in terrazzo, in cucina, in camera tua, in camera di Davide, che è la stessa, camera nostra. Puoi andare dove vuoi. Devi percorrere più tempo possibile. Mi raccomando, ricordatevi di passare anche da qua. Ma se prendiamo... La mia zia è piena di ostacoli. Proprio piena. Le Olimpiadi stavo aspettando. Tommaso, Tommaso sarà il nostro ostacolo umano che li seguirà durante questa impresa. Ma io c'ho la sfida dopo. Ti riscaldi. Allora, io sono carica. Siete pronti? Siete pronti? Ok. Avete messo la modalità? Allora, dobbiamo andare su allenati. Allenati. Modalità allenati. Corsa andiamo. Modalità corsa, ok. Clicca. Clicca. Guarda come sono impegnati. Ok. Ok. Ci siete? No. Voi dovete cliccare. Solo su inizia. Sì, e appena parte avrete 5 minuti. Nel frattempo pure mi tieni il timer, per favore. Assistente, c'è qualcuno? Alessia, ti vedo molto carica. Mi tieni il timer? A voce però. A te, ah, ok. Ok, uno, io conto. Tu conti, conta, uno, no, 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 no. Uno, due, ci siete? Mettete, pronti, pronti, quindi pronti, pronti. Andare a casa, fuori? No, cioè, fuori inteso nel terrazzo, se vuoi andare... Tutta la casa devi percorrere, un supermercato. Tutta la casa. Okay. Oh, è già partita lei, 3, 2, 1, via. 3, no. 2, 3. Ok, let's go. 4, chi percorre la distanza più lunga, signori? Vai, buon segui. No, wifi. Wifi, 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 noi rimaniamo qua. Sta girando dietro. Oh mio Dio, che scatto! Allora, Yusuf è una saetta, mentre Emily è scomparsa, però ho visto che gira in giro giro tondo. Ok, sta facendo eccolo, un giro giro tondo. Ecco, eccolo. Vai Emily, confidiamo tutti te, Mi raccomando, attenzione! Yusuf, ragazzi. Madonna. Usain Bolt. Allucinate. Ma tu correvi con leopardi ecco da piccolo. Ecco anche Emily, signore, ecco anche Emily. Con leopardi. Attenzione signori! Sono stancolato! Attenzione, attenzione! Piccola difficoltà in corso, va bene. Fai un giro giro tondo, gira, 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 continua, continua. Saltella un po', saltella. Saltella. Ok. Ha una forma fisica Emily in questo momento assurda. Guardala! Trema pure lo schermo per lei. Anche per Yusuf. L'acrobata. Raga, li vedo parecchio carichi. Semplicemente Yusuf, secondo me, finora avrà già fatto 7 km, mentre Emily solo
No, guarda 4 che girare intorno al biliardino ne sono un bel po', guarda. Guarda. Emily, com'è? Com'è la situazione? Guarda, eccolo. Quanto manca? 4 minuti e 30. Vai, vai. È passato solo un decimo del tempo. Vai, Emily, vai, Emily, vai, Emily. Sì, sei già fermata, signori. Forza, Emily! Forza, Emily! Forza! Forza! Confida in te! Forza, Emily! Vai, 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 Emily! Vai, 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 vai. C'è pure l'aiuto. Oddio. Forza, salta! Oh! Mo ti fa il front flip. No, devi saltare di là. Ok, piccolo ostacolo in mezzo. Forza Emily, forza Emily. E guardate Emily, scusate, è già stanca ragazzi. Emily, aspetta, ti spiego una cosa. Diamole un po' di carica, Davide. Vai. Se c'è una cosa che non devi mai fare, quella è... Attenzione. Eccolo, mangiare. Yusuf, c'è una cosa che non devi fare, mangiare mentre corri. Yusuf, in tutto questo è andato in cucina, si è preso le patatine, sta mangiando mentre sta correndo. Si è guardato un film. Cioè, sta facendo di tutto. Ma lei sta correndo sul posto ora, che deve fare? Aspetta, aspetta. Oddio, fai tutto quello che corri per finta. Non devi bruciare calorie, devi percorrere la distanza. Che tu watch. Lo salto. Capito? Forza. Vai Emily. Vai Emily. Adesso farò ridere se io ho calcolato sempre gli stessi chilometri perché ho fatto gli stessi passi. No, speriamo di no. Occhio all'ostacolo. Sì, chilometri. Okay, guarda che li fai chilometri girando il biliardino. Signori, sto per lei. Ma no. Grazie mille, mi sta corrompendo. Pure regali. Mi sta corrompendo. Che carino, mi ha regalato la piantina. Chissà dove l'ha trovato dal vicino. Prego, signori, continuate. No! Beh, io direi di... No! Attenzione, attenzione, attenzione. Wow, wow. In tutto questo, andiamo a chiedere un po'. Ecco, Simone, andiamo da Simone. No, chiedi a Yusuf se va un attimo al supermercato che voglia... Di pesce. Ok. Salmone. Cosa ne pensi di questa sfida? Perché è la pianta? È il microfono. Ah, scusa. Perché scambiare tutti per una pianta? No. Emily, continua a correre. Oh, Emily, non sta correndo? Corri. 4 minuti e mezzo. Vuoi perdere o vuoi perdere? Quanto è il percorso finora? Scusami, vediamo un attimo. Quanto è il percorso? 12 metri. Quanto è il percorso? Lo vedo. Non si è messa molto bene. Scusami. Ok, non si è messa molto bene. Però vai, 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 continua. Continua. Hai ancora qualche possibilità. Continua. Continua. Vai, intervistiamo Simo un attimo. Parliamo ancora di te, Marco. Che devo fare? Buongiorno, secondo te chi vincerà tra la signora Emily e il signore Yusuf in questa corsa? Non di chino... Yusuf? Cosa Verin, sono... non è fortissima, ma può fare i suoi chilometri girando intorno al giardino. Parliamo di metri, chi vince? Chilometri. Allora, io avrei qualcosa. Possiamo mettere il selfie? Così chi mi vince? Vedo. Aspetta, mi metto il microfono. Ti metto il microfono. Perché? È disagio se ti vince. Chi vince? Veramente? Chi vince secondo te? Volevo dire che nonostante io probabilmente non ho vinto la sfida della saggio con la corda, sì, a parole devo apprezzare l'impegno. Ok. E come quello Yusuf ti sta impegnando? I numeri parlano. Posso vedere un attimo la tua distanza per questo finora? Dov'è? Sono mezzo cieco? 15 km. Ragazzi, ha fatto... Yusuf! È arrivato fino a Napoli e è tornato indietro. Yusuf, fai il favore, okay. Vai al supermercato. Ho quasi fatto un chilometro. Te l'ho detto che si arrivava al chilometro. Incredibile, incredibile. Mentre Emily è a 5 metri. Emily riesce ad andare sul bisogno. È vero, è vero, è vero. Però ragazzi, sicuramente bisogna partecipare. Ma perché? Non ho partecipato. Ok. E appena passato io su Space Jam. Cioè, parliamo qua, parliamo qua. L'ho preso. Di che vuoi parlare? Siete un po' contro luce, però va bene. Ok, parla tu. Documenta. Cosa sta succedendo? Ma cosa sta succedendo? Non me lo ricordo io. Stanno correndo, perché? C'è una comunicazione di servizio, Emily è andata un attimo in bagno a fare pipì. Ok. Ma infatti sta tipo correndo così. Sì, no, è andata in bagno a fare pipì, ha detto. Eccola! Corri! 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 Pistop. Corri! Ma che ora sei andato in bagno? Guarda, Yusuf! Manca un minuto! Abbiamo fatto 5 minuti e 45. Ah, avete conseguito? Stop la sfida, stop, per favore, stop. Stop, vediamo, a quanto si è... Fate il podio. Ragazzi, è arrivato il momento dei risultati. Non fatti raccontare il pit stop fatto da qui. Cosa è successo durante il tragitto? Ti abbiamo perso per 5 minuti. Non abbiamo capito.
prego, ci sono una telecamera. Ci avrà messo 2 minuti. Un minuto. E cosa hai fatto? Adesso 5 minuti di corsa. Cosa hai fatto? Io l'ho le mani, mi sono bagnate. Dai, comunque, ho fatto una cosa bellissima. Poi sono tornata a prendere. Dai, mi aiuto, vediamo un attimo la distanza percorsa. Allora, abbiamo Davide qui. Mi assiste. Sì, sì, Davide così. Quanto abbiamo fatto? Come? Quanto abbiamo detto? Abbiamo pallini. Abbiamo 65 km, 600 metri la hai fatto in 5 minuti. Quanto è? Signore e signori, Emily Pallini ha fatto ben 650 metri. Onesto. Calcolando pure la pipì in corso, che sono problemi tecnici che ci possono sono stare. Liquidi di troppo che... Liquidi, troppi liquidi. Troppi liquidi. Ok, l'altro tempo. Lascio. E gli altri meno. Anch'io ho un po' paura. No, sono andato tranquillo stavolta. Ditemi. Sono andato tranquillo. Sta vibrando. Eh beh. Signori. 0,93 km. Abbiamo il risultato di 930 metri, quasi un chilometro. Questo vuol dire che hai fatto il terrazzo per 862 metri. Io l'ho detto, facevi un giro in più del biliardino, arrivavo un chilometro. Signori, applauso anche per Yusuf. E abbiamo il momento delle... di dichiarare il vincitore, che è il nostro bellissima gara, molto intensa. Grazie molto mille soprattutto per il conduttore, soprattutto che è bellissimo in questo Gloria, assumi il punteggio. Ma anche per la nostra tribuna. Che la tribuna guardate un po', Simone Perlini. Io mi sto scaldando. Bravi ragazzi. Grazie ragazzi, mille a tutti. Ci tengo a dirvi una cosa. Abbiamo fatto due sfide. La prima sfida l'ha vinto Davide, che fa parte del team blu. La seconda sfida è stata vinta da Emi, da no, sì, da Emily, da Yusuf, da Thanos, che fa parte del team rosso. Quindi nei giorni siamo spareggio. 1-1. Terza sfida, signori e signori. Spareggio con Tommaso Donadoni contro Simone Berlini. In cosa si sfideranno? La facciamo? Allora, ho in serbo per loro una sfida molto leggera, che è il allenamento freestyle. Esattamente, ragazzi. Ok, e consiste nel fare freestyle. Cose, più cose possibili. Vi dovete muovere, dovete fare più esercizio fisico possibile. Ci posso aggiungere flessioni, addominali, burpees, di tutto. Di tutto, di più, ballare, tirare pugni all'aria. A Simone. Sì, no. Toccarsi e stregarsi i capelli. Guardarsi allo specchio. Guardarsi allo specchio. Quanti minuti, bro? Per... quanti minuti facciamo, signori? Forza. 15. Che minuti, secondo voi? Secondo voi, per quanti minuti dovrebbero fare questa sfida? Forza, 8. Sparate un po' di... No, raga, è difficile. 4, no, 3. Sarà il pubblico. 3 minuti. Sarà il pubblico. Io faccio... Alessio, allora. Cosa abbiamo? Quanti minuti devono fare questa sfida? Panseri. Sentiamo. Corriamo. Non scrivo un'ora. Risata malefica di Simone, contiamo su di te. Bullismo contro Simone. 7. 7 minuti, 12 minuti. 7 minuti no. 10 minuti. 5 minuti. 5 quello giusto. 15. Allora, raga, io direi di abbassare un po', Abbassiamo un po', ragazzi. Dai, facciamo 3. Guardate Tommaso. È tutto sudato. Allora, Tommaso è nato l'8 marzo. Io sono nato il 16 giugno. 8 meno 16 fa meno. No, fa meno 8. Meno 8. Io sono nato a marzo. Stanno tutti scrivendo 7 minuti, 5, però. Quindi meno 8 più 5 fa 4. 12. 13. Facciamo 3 minuti. 3 minuti. Oh, mi piace sto 3. Ariel ha detto 3 minuti. Ci sto. 3 minuti. Signori e signori, per 3 minuti dovrete andare. Ma insieme o? Insieme. Insieme, no, ovvio insieme. Che insieme. Allora, il nostro tecnico, per favore, rimetta la modalità freestyle. Allenamento freestyle. Ma dai, ragazzi, la modalità freestyle. Davide, mi metti la modalità freestyle, per favore. Certo, Tommy. Perché ragazzi, come sapete, gli atleti vogliono essere soprattutto accompagnati, però non c'è problema. Hanno loro Oppo Watch Free. L'importante è che assaggiamo. Allenamento freestyle, trovato. Assaggiamo un po' di questo allenamento, signori. Oh no, Emily, dobbiamo assaggiare. Allenamento freestyle non ci serve una base sotto. Vai. Esattamente, quindi vorrei appunto fare la vostra base sotto. Ok, iniziamo. Ok, siete pronti? Vai. Iniziamo dallo stretching. No, allora, facciamo il, cioè, quello che vogliamo. No, flessioni insieme, vai, flessioni insieme. Sarà aspetta. Tutto quello che vuoi. Ma devo attivare prima di iniziare tutto. Ma già fatto, io attivo. Prego. Allora, pronto insieme.
3, 2, 1. Sì! 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 Attenzione! Sì! Sì! Basta, sì! Sì! Sette! Basta! Sì! Vincere qua! Sì! Sì! Simo mi sembra più veloce, eh! Vai, vai, Simo! Ok, ok, Simo! Fatica, Simo! Fatica, Simo! Vai, Simo, vai! Forza, forza, Simo! Forza! Sì! No, facciamo, okay. Facciamo quelli che mi stanno! Lo skill, vai! Lo skill, lo skill! Vai, vai, lo skill, lo skill! Basso! Quanto sono atletici! Alto! Cacciata! Vogliamo fare scusa alla vicina sotto. Basso. Giuro, tre minuti fa. Scusa, vicina. Sì, se la perale. Eh? Perché così vedo la mia. Come si fa di qua e come si fa dentro. Alto. Basso. Guarda che coordinazione. Basso, basso ancora, basso in terra. Cacciata. Che coordinazione di uomo. Eh? Ora un po' di. More dance. Esatto, poi sta venendo lo spareggio, signori. Abbiamo uno spareggio in corso. Okay. Un punto per la squadra blu, un punto per la squadra rossa. C'è lo spareggio. Vi ricordo che chi farà vincere questa gara farà vincere tutto. Non mi ricordo se facevano poco. Oddio. 5. Simo rosso. Sono stati i falli. Vai, vai, vai. È ammonito, ammonito. Skip, skip, skip. Qua scrivono io passo, la mattina. Passo. Se voi vi svegliate con tutta questa voglia. Ma che cazzo è che vince? Fate bene. Fa? Ma cosa si. Di più alto più basso. Chi brucia più kilocalorie? Ah! 6 a 3. Come lo vedi? Cioè, quello. Così mi iniziamo a correre, hai capito? La corda è un ottimo. La corda è un ottimo. Brucia moltissimo. Signore. Non me l'aspettavo. Oh. Oddio. No, no, questo non è molto attività è loro fisica. Tipo qual è la vita freestyle. Oh, ma stai solo. E corri, Simo. Lo vedo che Tommy è più pratico. Guarda, guarda, Flo, guarda. Vieni, cazzotti. Flo, 10 secondi stesso. Li ha contati lui. Ancora. 5 secondi. Oh, finito. Sembra... È stremati. Abbiamo 3 minuti. Ok. Sono mi ha contato porto, proprio a millesimi. Lei cosa dice? Ha fatto Dean. Mi dissocio da quello che sia successo in questa sfida. Oh, però guardiamo un attimo i risultati. Datemi i vostri Oppo Watch. Prima, quanto è bruciato? I 3 di partita da Simone. Vado su. Eh? Oh, ma aspetta, io sto continuando a bruciare. 67. Signori, ciao. Vai bene. Allora, io direi controlla solo il giudice, alza la mano al vincitore. Raga, io sto controllando a bruciare. Flo, fai una cosa, li guardi solo te, alzi la mano al vincitore. Ok. Abbiamo qui Simo. È solo così. Simo? Sì. Da notare le facce. Lui intanto sta barando, però va bene. Allora, devo dire, siamo lì, è combattuto. Signori, mi sono scritto i due punteggi qui. E... Vai Flo! Scusa Davide, cosa? No, ti stavo suggerendo i punteggi e punteggi. Devo dire, secondo me ha vinto Simone. Non lo so, qui abbiamo i due punteggi. Secondo me ha vinto Simone. Il risultato ha solo 4 kilocalorie di differenza. Oh. Signore e signori, abbiamo Tommaso Donadoni con 21 kilocalorie. Mentre lo sportivo. Aspetta, ma abbiamo detto il punteggio di Simone. Mentre il punteggio di Simone è 2 come 2? 5, 25 kg! Complimenti. Quindi io Tommy l'abbiamo perso. Proprio grazie a me abbiamo vinto questa sfida. Quindi stasera pulisco. È vero. Oggi tocca cucinare e pulire la squadra blu. Secondo me comunque non perché era la mia squadra, ma Tommaso ci ha messo molto più impegno. Ma io sono da correre, cioè guarda povero Tommaso, sì. Cioè, veramente, bisogna dire. Cioè, guarda, ha la faccia sofferente. Povero Tommaso! Ho perduto! Ho perduto! Ma che è tutto io! Vabbè ragazzi, devo dire che sì. Il team blu si è impegnato molto. Moltissimo. Ma non è stato onorevole da parte loro, però non serve l'impegno per vincere le sfide. Serve. Serve la vittoria.
per vincere le sfide. Molto saggio. Non serve nient'altro. Perché vittoria uguale vincere. E vincere uguale vittoria. Ma questo ce l'hai scritto qui. Sì, sì, qua. Ma fa vedere dov'è? Io vorrei per andare la tua tagliografia. Casa. No, anzi, è qua. Mi era appuntato i due concorsi. Simone, dovevo scrivere qui, ci deve essere scritto Tommaso. Dopo lo finisco. E perché? Ok? Ero rimasto vittoria, vincere, vincere, vittoria, vittoria, Baldoria. Allora, dopo la vittoria c'è la Baldoria. E signore e signori, siamo arrivati al momento in cui... Cosa c'è scritto? Cosa devo dire? Non mi ricordo più niente. Ah, ragazzi, ma lo sapevate? Lo sapevate? Voi lo sapevate, no, sicuro? No. Che dal 24 febbraio è uscita, sono usciti i nuovi telefoni, telefoni della nuova serie Find X5. Quindi mi raccomando, per chi volesse, sono già disponibili. Sì, assolutamente. E tra l'altro... ci arriveranno anche noi, quindi li stiamo aspettando. Ok, e dopo vi faremo. Ma dovevamo spoilerarlo già in diretta, non lo sapevo. Certo, ci arriveranno. Il presentatore sa più. Perché alla fine abbiamo vinto tutti quanti, perché a tutti arriverà. Ma tu scusa, non hai fatto proprio niente. Ma infatti è lui, ma perché? Allora, raga, lui è tutti. Io direi, chiudiamo la live con un bel flow che si allena. Vai, salta la corda, la corda. Ok, allora, noi chiudiamo la live, flow sta allenando, facciamo un bello screen mentre flow si allena. Tutti quanti venite lì. Simone, abbiamo capito. Dai, facciamo la skin tutti così, tutti saltellando. No, solo tu saltellando. Basta saltare. Mamma che brutto, Fiori. 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 Ok, basta, abbiamo la Ma mi piaceva, avevo trovato una bella luce. Ok, almeno ci sta. Il mio telefono.